Onna fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, lodiamo il Signore, benediciamolo, sia benedetto il suo nome, perché Egli ci ha liberati dalla schiavitù. Ci ha liberati da una grande schiavitù. Noi, con il peccato originale, ci eravamo consegnati al diavolo, il quale, pur non avendo alcun diritto su di noi, si comportava nei nostri confronti come uno che era veramente il vero padrone. Mentre il nostro padrone sempre è stato Dio, ci siamo consegnati a uno che non poteva comandarci, il diavolo. E così il peccato originale. L'uomo dal peccato originale in poi è diventato schiavo delle sue passioni. Il suo corpo si è rivelato all'anima e l'uomo è incorso in varie pene. Il nostro Signore Gesù Cristo, venuto in questo mondo, quale liberatore mandato da Dio, ci ha liberati dal potere di questo falso padrone. Lodiamolo davvero, cari fratelli, e chiediamo, come abbiamo fatto all'inizio di questa messa, che il Signore ci dia di essere una volta liberati dalla schiavitù della corruzione, di poter conseguire l'eredità dell'incorruttibilità. È davvero una cosa bella, cari fratelli, celebrare oggi la memoria di un santo, un papa, che prima era stato schiavo. Uno schiavo liberato, affrancato, che è stato ordinato diacono e poi piano piano è diventato papa e un grande santo. Grande santo che ha fatto tanto per la Chiesa, ha insignito proprio il suo pontificato con il senso della pietà, del culto verso i defunti. Ha fatto in modo che i corpi dei cristiani defunti ebbero una sepoltura degna. Questo santo celebrato oggi può essere per noi l'occasione di riflettere ancora su certe realtà, come quella proprio del culto ai defunti. Siamo in un tempo in cui sempre di più si pensa che la cosa migliore sia ridurre in cenere i corpi dei defunti, disperdere le ceneri dei defunti, disprezzare, buttare nel mare e così via. Anzi, si fa tante cose con i corpi dei defunti perché non c'è più la fede nella vita eterna. C'è un disprezzo per Dio, disprezzo per la risurrezione dei morti, incredulità nei confronti di tutta la dottrina circa la vita eterna. Però siamo invitati, cari fratelli, celebrando il Signore per le sue meraviglie, siamo invitati a chiedergli incessantemente la grazia di non essere schiavi delle nostre passioni, di non essere schiavi del nostro egoismo, della nostra superbia, quella che ha fatto sì che i contemporanei di nostro Signore Gesù Cristo, di fronte a tutti i segni che manifestavano la sua divinità e non solo la sua messianità, rifiutavano di accettarlo e pretendevano
ancora altri segni, segni più clamorosi. E Gesù ha detto a questa generazione malvagia, malvagia perché non opera il bene, malvagia perché è malintenzionata, a questa generazione malvagia che cerca un segno non verrà dato altro segno che quello di Giona. Giona per i Niniviti, Giona che percorse quella città in un giorno predicando la conversione, convertitevi, ancora 40 giorni e Ninive verrà distrutta. Quelli hanno ascoltato la voce di Giona, si sono convertiti. Ebbene, cari fratelli, può darsi che il Signore in qualche cosa ci stia richiamando alla verità, alla retta via. Può darsi che la nostra coscienza ci stia riproverando qualcosa. Ascoltiamo il Signore. Chi non impara ad ascoltare i piccoli segni del Signore, ascoltare il Signore che parla attraverso tanti piccoli segni, avrà difficoltà poi ad ascoltarlo, a vederlo nelle grandi manifestazioni. Perciò è meglio cominciare da questi piccoli segni. I segni, tutta la creazione è un segno, tutto intorno a noi ci parla di Dio, tutto ci rivela Dio, il Signore ci parla, perché tutto è stato creato per mezzo del Verbo, e il Verbo è la parola di Dio, è Lui, colui che rivela Dio. Però parlando di segni, dobbiamo evitare di cadere in un altro errore, l'errore di coloro che dicono, proprio usando queste parole, bisogna saper ascoltare i segni dei tempi, pretendono saper più del Signore, si servono proprio di ciò che vedono gli uomini fare, la maggioranza fare, per offendere il Signore. Ci sono segni e segni, segni che parlano di Dio e segni che non parlano di Dio, segni che vengono da Dio, segni che non vengono da Lui. Quelle cose che sono frutto del peccato non possono essere detti segni di Dio. Il mondo nostro, il mondo odierno, fa tante cose che non corrispondono alla volontà di Dio. Prendiamo un esempio. Tutti parlano dell'aborto. Tanti intorno a noi amano l'aborto. Proclamano che l'aborto sia una cosa buona, sia addirittura un diritto, perché vi è una legge che dice che si può abortire. Dunque c'è la legge, dunque c'è il diritto. C'è il diritto naturale. Dove? Da nessuna parte. La legge non crea il diritto. Allora dicono, bisogna ascoltare i segni dei tempi. Siccome la maggioranza ama l'aborto, bisogna quindi che la Chiesa si aggiorni. La Chiesa deve ascoltare i segni dei tempi, cioè cambiare il suo insegnamento sull'aborto, capire che non bisogna più essere rigidi come prima. Questo non è una vera, non è parola di Dio, non è un buon atteggiamento. Allora chiediamo a Maria Santissima la grazia di poter cogliere quei veri segni che vengono da Dio e ci parlano di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.